Ciao amici e ben ritrovati per un altro incontro. Oggi vi parleremo di un argomento molto sentito da alcuni di voi e mi riferisco alla convivenza dei nostri animali nei condomini. Questo video verrà svolto in due o più episodi perché gli argomenti da trattare magari possono essere anche un po' più lunghi e quindi taglieremo per in più parti. Non solo questo, anche perché Gabriele ed io ci alterneremo e divideremo quindi i compiti per parlarvi di alcune cose io, di altre Gabriele. Quindi non perdiamo tempo, vi invito, se non l'avete fatto sino ad oggi, ad iscrivervi al nostro canale. Logo in basso a destra, cliccate e vi iscrivete al nostro canale. Dopo la clip iniziamo. La convivenza dei nostri animali nei condomini. Nell'ultimo anno diversi amici ci hanno contattato perché problematiche annesse appunto da problemi di vicinato sostanzialmente, quindi alcuni vicini che si lamentano, chi per gli odori, chi per il rumore o chi per altro, o chi magari solo per una questione personale, anzi, lasciatemelo dire. Principalmente questo accade per motivi personali che vanno al di là del disturbo oggettivo che possano, non ci credo, creare gli animali. E quindi, intanto partiamo con una premessa. La premessa qual è? Bisogna fare subito una netta distinzione, perché molti di voi sfugge un grosso particolare. Gli animali si distinguono in animali da reddito e animali da compagnia. Fortunatamente, per nostra fortuna, i nostri animali, che siano essi canarini, pappagalli, cardellini, qualsiasi forma, quindi che dall'arricciato all'aquila in gabbia e nella voliera, purché anellati, sono animali da compagnia. Qualcuno dirà, sì, ma io ho l'allevamento. Perfetto, a questo passaggio arriveremo successivamente. Adesso bisognava solo mettere un caposaldo, quindi per distinguere esattamente cosa significa animali da reddito, cosa significa animali da compagnia. Quindi animali da compagnia, la distinzione grossa la fa l'anello, ok? Ma in realtà la definizione ricomprende tutti quegli animali che per attività hobbistiche, ornamentali, sportive, pet therapy, non hanno finalità diverse, cioè ovvero quelle di essere un lucro, ok? Tant'è vero che se torniamo all'altra categoria, animali da reddito, abbiamo bovini, suini, equini, caprini, tutti i vari avicoli, quindi tacchini, galline, tutti animali da pelliccia. Questi sono tutti quegli animali da reddito. Perché? Perché dal loro allevamento, intensivo o meno che esso sia, ok, si può produrre lucro, ok? Le galline producono uova, le uova vanno rivendute. Anche delle volte il piumino delle galline, le carni delle galline. Le pellicce, dicevo prima, animali per pelliccia. I russi allevano anche bisoni, volpi. Quegli animali sono allevati per un fine, il reddito, ok? Quindi non porto altri esempi perché l'argomento è più che chiaro, ok? Quindi quella categoria là ha un altro
esegue un altro percorso che è diverso dal nostro. Questa era la premessa. Adesso un'altra clip e dopo iniziamo con la parte che vi dico subito, mi aiuto col bigliettino, che con Gabriele abbiamo richiamato in norme e regolamenti, ok, della prima parte. Quindi a dopo. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. Norme e regolamenti. Allora, con Gabriele abbiamo pensato molto sul cosa dirvi e teniamo subito a precisare che quello che vi diciamo noi è frutto di una nostra ricerca personale, di una nostra conoscenza personale e quindi ciò che diciamo non è legge. Potrebbe sfuggirci qualcosa, potrebbero esservi delle inesattezze. Abbiamo deciso di suddividere l'argomento norme e regolamenti in tre punti. I tre punti ve li elenco subito, così poi ne parliamo. Sono la legge 220 del 2012, ve la ricordo subito, onorevole Brambilla, è stata quella voluta dall'onorevole Brambilla. Dopo vi spiego alcuni particolari. Regolamenti di condominio o di scritture private, contratti d'affitto, ok? Secondo punto. Terzo punto, la detenzione in generale, ok? Adesso addentriamoci. La legge 220 del 2012. Perché, intanto una precisazione, perché con Gabriele abbiamo ristretto tutto a questi tre aspetti. È ovvio che la norma è molto più complessa, ma siccome l'argomento che stiamo trattando riguarda solo chi alleva in condomini, quindi in locali dove comunque non c'è una proprietà esclusiva, ma c'è la convivenza di più individui, ok? Oggi abbiamo appunto scelto questi tre argomenti perché fanno fede alla vita dei nostri animali nei condomini, ok? Quindi la legge 220 del 2012, scusatemi, la cosiddetta legge Brambilla, non è altro che quella legge che ha messo dei punti saldi sia per quanto riguarda gli animali da reddito che quanto riguarda gli animali da compagnia. Oggi a noi importa tanto quella degli animali da compagnia. Il punto principale che ha chiarito è quello di definire con maggiore esattezza chi e cosa sono gli animali da compagnia. Quindi vi invito ad una lettura di questa legge, ok? Perché poi la stessa legge richiama aspetti dei condomini, ovvero la legge cita praticamente che se in un contratto d'affitto, per esempio, e qua mi vado a collegare direttamente al secondo punto, o in un regolamento di condominio, è posto un divieto, questa legge fa sì che quel divieto non ha più valore, ok? E quindi già siamo entrati nel secondo argomento, quindi se voi avete firmato un contratto d'affitto, o comunque siete proprietari e fate parte di un condominio dove vige un regolamento condominiale, che ancora porta trascritto che so che gli animali mette dei limiti dalle ore 22 alle ore 6 devono stare qui o là, che non si possono detenere, oppure mette un limite di numeri o qualsiasi altra limitazione,
sappiate che quelle limitazioni non sono più dei paletti da dover rispettare nel limite del regolamento, attenzione, nel limite morale. Porto un esempio banale: è ovvio che il regolamento condominiale magari dice non si possono tenere i cani nel balcone, quindi la legge 220 del 2012 fa sì che io possa tenerlo, perché praticamente annulla quello che dice il regolamento condominiale, ma la mia morale vuole che il cane nel balcone, a dar disturbo agli altri, o peggio ancora, fare i suoi bisogni e farli andare da qualche altra parte, non debba starci. Quindi non perdiamo di vista quello che sono i diritti e i doveri. Quindi il secondo punto l'abbiamo grosso modo analizzato. Il terzo punto, che è quello principale di questa parte di video, ovvero detenzione in generale. Voi sapete bene che non abbiamo delle norme di massima che specificano, mi riferisco a livello di igiene e salubrità, in linea di massima in tutte le regioni d'Italia, perché l'argomento igiene e salubrità, quindi per quanto riguarda la detenzione di animali da compagnia, è demandata alle ASL di competenza, che in linea di massima diciamo che non ci sono grandi variazioni tra un'ASL e l'altra, ci può essere il caso singolo, però la norma in questo settore qui non si addentra più di tanto, quindi non pone quasi mai dei grandi limiti. Ovviamente, ripeto, parliamo di animali da compagnia. Poi ci sono, porto l'esempio di Angelo. Angelo quest'anno mi ha chiamato, un mio caro amico, mi ha chiamato e mi ha chiesto, guarda, ho questi problemi di vicinato, guarda, io che io sappia, dovresti essere a posto, a livello di norme di igiene non ci sono particolari indicazioni, è ovvio che gli animali devono essere tenuti puliti, non deve esserci sovraffollamento, non deve esserci maltrattamento, le pattumiere sempre in ordine, pulizia di qualsiasi superficie, odori di sostanze azotate non ce ne devono essere, non ci devono essere tutte quelle situazioni della quale un allevatore non si deve mai trovare, ma a prescindere che ci sia o meno un regolamento che lo imponga, perché animali tenuti sporchi, sovraffollati e quant'altro, perdonatemi, non è degno di un allevatore. Quindi non si alleva a quel punto per passione, ma stiamo già ricadendo in un altro aspetto e non ne voglio neanche parlare. Quindi, parlando con Angelo, ho detto guarda, ci siamo scambiati un po' di aiuti, cioè io gli ho dato un po' di aiuti. Salta fuori che in realtà nel suo comune c'è un limite ben definito a 15 coppie. Quindi ci ritroviamo in una norma che ha messo un limite, ok? Ma nulla di più. Parla che uno nell'ambito condominiale può tenere 15 coppie di canarini, ok? Canarini, possono essere cardellini, pappagalli, 15 coppie e la relative prole, ovviamente, quindi 15 coppie di canarini potranno fare anche 100-150 animali. Quindi fate attenzione, quando siete nell'ambito di un condominio, a questi regolamenti di igiene e salubrità dell'ASL di competenza, che delle volte sono fatte in accordo all'ufficio veterinario del comune. Questo di solito nei grandi comuni, ok? Questi regolamenti sono ambito provinciale, quindi se siete in un piccolo comune dovete guardare quello del vostro capoluogo di provincia, ok? In linea di massima vi dico che la norma è povera di questo argomento. Quando trovate qualche cosa la trovate, come nel caso di Angelo, con un numero già abbastanza alto. Per quanto riguarda l'argomento detenzione in generale, questo è il primo aspetto principale. Il secondo aspetto principale, e qui non potete sbagliare, è quello che sappiamo già, quindi CITES per chi ha animali nei vari allegati in categoria protetta,
e non credo di dover insegnare o dire, riferire qualcosa a chi li alleva, sa già cosa deve fare. Quindi vari registri, comunicazioni, detenzioni, annellamenti, tutte le varie scadenze, ok? È ovvio il buon senso. Il buon senso è quello dell'allevatore, quello di dover tenere gli animali con cura, no? Quindi su questo argomento potete più che stare tranquilli, perché in linea di massima l'unico vero limite che potete trovare non è la legge, non è il regolamento condominiale, ma è i regolamenti di igiene e salubrità che emanano le singole ASL di competenza, ok? Per il resto, voi sapete già come dovete tenere gli animali. Adesso vi lascio con una clip e ci vediamo alla prossima puntata, perché nella prossima puntata vi parleremo di fiscalità e dei locali, ok? Quindi, clip di chiusura e alla prossima. Ciao!